Ok, benissimo, buongiorno. Siamo alla seconda, anzi alla terza lezione del corso di applicazioni Web 1. Questa settimana ci sarà già il laboratorio, quindi giovedì ci sarà il laboratorio. Come ho scritto su Slack, a breve facciamo i gruppi, ma diciamo, visto l'andamento, dovrebbero essere divisi per fasce orarie più o meno come avete chiesto, quindi non dovrebbero esserci sorprese da questo punto di vista. Quindi siamo a buon punto in questo senso. Oggi facciamo 3 ore di lezione qui in aula, saremo sempre in quest'aula, quindi non andremo più in quell'aula più stretta che useremo solo più per i laboratori che iniziano appunto questa settimana. Prima di cominciare con questo set di slide che ci terrà occupati questa settimana e anche la prossima, perché come avete visto è abbastanza esteso, direi di fare qualche esercizio in maniera abbastanza rapida, perché insomma sono esercizi di fatto di programmazione relativamente semplice, però fare qualche esercizio sugli argomenti che abbiamo visto la scorsa settimana. Quindi abbiamo parlato di oggetti, funzioni e prima ancora di array e di stringhe. Mettiamo un po' tutto insieme e andiamo a prenderci l'esercizio che vi ho messo a disposizione sul Git. Quindi andiamo a da web, che è la cosa più semplice. Quindi nella nostra solita cartella, quindi in AV1 Wix, quello che inizia per AV1 è l'italiano, c'è Wix 02 e abbiamo un esercizio scritto in questo formato MD, che è un linguaggio di markup molto semplice. Se voi andate a vedere la versione grezza, sostanzialmente ogni tanto mettere dei cancelletti, dei trattini, eccetera, per fare le liste, evidenziare e così via. Niente di particolare, però ve lo cito perché ci aspettiamo che lo usiate poi per la consegna dell'esame. Ci sarà un README con quattro poche cose, diciamo, da mettere riguardo a quello che consegnerete. Così che quando, diciamo, viene visto via web o dal preview del Visual Studio Code, quindi questo è il grezzo, ma noi facciamo preview che è già integrato, abbiamo un minimo di formattazione, senza diventare matti. Appunto, vogliamo fare un titolo, una lista, un po' di trattini, semplicemente rientrati e così via, e ci gestisce tutto. Okay? Allora, qui ci sono tre esercizi. Questi tre esercizi fondamentalmente sono esercizi che manipolano degli array, delle stringhe, e poi diciamo una semplice struttura dati come un array di oggetti. Io farei qualche pezzo di questi esercizi, non starei a fare tutto perché non abbiamo tempo di fare tutto, però diciamo possiamo pensare di ragionare un attimo su come fare alcune delle funzionalità che possono venirci utili in questi esercizi. Nel primo laboratorio metterete su tutto l'ambiente di sviluppo, quindi dopodomani vi assicurerete che funzioni tutto, il vostro Visual Studio Code, Node per eseguire i programmi JavaScript e così via, e poi ci sarà da programmare un pochettino in JavaScript, diciamo un esercizi tipo C, appunto gestione di array, stringhe, oggetti e così via. Niente di metodi. E quindi per questo proviamo prima questa mattina insieme e poi andiamo avanti parlando un pochettino di programmazione asincrona, cioè in sostanza di callback e così via. Ok, allora, come facciamo? Ci mettiamo nella cartella Wix 02, io sono già collegato con il mio repository GitHub, che è quello che vedete poi voi su web. Diciamo, chiamiamo il proviamo a fare un pezzettino del primo esercizio. Quindi, courses, oh, mi sembra che l'abbiamo chiamato. No, scores. Vabbè, possiamo anche scriverlo in italiano, ma insomma non fa assolutamente niente. Scrivo un pochettino, poi io ho già sul computer, diciamo, tutto completo, però vorrei provare insieme a voi a fare, soprattutto se qualcuno ha diciamo delle idee differenti. Ok,
Anzi, fatemi copiare solo le cose un po' più lunghe, che, così facciamo prima, voi siete più rapidi però. Quindi, corsi. Dove abbiamo messo 22? Sembra fosse in 02. Sì, scorso. Ok, diciamo, un array di numeri, che sono i nostri voti. Ok? Niente di particolare, abbiamo aperto e chiuso una quadra, messo un po' di valori. Sono tutti omogenei, ma come abbiamo detto in JavaScript non conta. Dunque, cosa dovevamo fare? Quindi, definiamo l'array, ignoriamo, diciamo, tutte le cose un po' particolari. Duplichiamo l'array, ma eliminiamo i due voti più brutti. Ci aggiungiamo due nuovi voti, uguali alla media arrotondata dei voti esistenti, e poi stampiamo i due array, il vecchio e il nuovo. Ok? Niente di particolare, insomma, una roba che appunto in C fareste in 5-10 minuti, no? Allora, prima di tutto duplichiamo l'array, quindi facciamo, perché ce lo chiede, anche perché poi vogliamo lavorarci sopra e ci serve per stamparlo alla fine, no? In confronto al vecchio. Quindi, const, abbiamo detto proviamo a usare sempre const, poi se c'è qualcosa che non va mettiamo let, ma almeno ci chiediamo se effettivamente era da mettere let o no. Diciamo modified scores. Scrivo in inglese i nomi delle variabili così, ma diciamo voi siete nel corso in italiano, potete fare tranquillamente tutto in italiano. L'esame non è richiesto di fare niente in inglese, giustamente, perché se no avreste preso il corso in inglese. Quindi possiamo fare come vogliamo, però ogni tanto ci viene comodo così, cioè ci viene più o meno naturale fare anche qualcosina così in inglese, ma insomma non è un problema. Allora, come facciamo a duplicare un array? Vi ricordate che se scriviamo myScores non è quello che vogliamo, eh? Qui abbiamo duplicato il riferimento. Uno dei modi più semplici, diciamo il modo più tipo JavaScript, è quello di usare quel famoso operatore spread. Ok? Quindi, tre puntini myScores, questo duplica l'array, cioè nel nuovo array, che è vuoto, se apriamo e chiudiamo la quadra e basta, mettiamo dentro un'iterazione di tutti gli elementi dell'altro array. Ok? Quindi questo è il modo, diciamo, che troverete più spesso. Però avremmo potuto anche fare l'array of, l'array from. Uno prende direttamente l'array, l'altro prende invece i vari elementi come parametri, quindi avremmo dovuto metterci lo spread per, diciamo, enumerarli, quindi farli diventare i parametri. Ok, se qualcuno ha delle idee diverse, mi raccomando, parli, dica qualcosa e valutiamo queste idee. Allora, dobbiamo dunque prendere, cioè eliminare i due voti più bassi e poi aggiungere dopo su questo array la media, eccetera. Quindi, come facciamo a identificare i due voti più bassi? Un voto più basso potremmo fare il minimo. Possiamo toglierlo e rifare il minimo, un meccanismo di questo tipo. Possiamo però anche ordinare un array. Proviamo a fare l'ordinamento che, visto che abbiamo già parlato un pochino di funzioni, eccetera, così proviamo a usare una funzione di libreria, però un po' più interessante, diciamo, della cosa banale. Quindi, allora, tutti gli array hanno, mi sembra che fosse sulle slide, c'era la sort. Adesso non mi ricordo, vabbè, comunque. Come potete ben immaginare, in tutti i linguaggi di programmazione che si rispettino ci danno una funzione, diciamo, di ordinamento in una qualche forma. Cosa prende? Come la uso? A parte aprire tonda e vedere l'help del Visual Studio Code, che però magari ogni tanto non funziona, non ce l'abbiamo, eccetera. Cosa andiamo a fare? Andiamo a cercarcelo. Facciamo così, come ho visto che fa il mio collega nel corso in inglese, che diciamo è un po' più comodo. Così abbiamo un pezzo da una parte. La Mozilla Developer Network, mettiamo array sort. Allora, il metodo sort dell'array, no? Qui abbiamo, diciamo, indovinato che ogni array ha un metodo sort, va bene? Se no, potevate provare a vedere sort, veniva fuori array.sort,
mi veniva questa idea. Oppure, come sempre, cercate un po' in giro sulla rete, diciamo, vi danno almeno uno spunto per iniziare a cercare qualcosa. Ok, quindi il metodo ordina gli elementi di un array in place. Cosa vuol dire in place? Vuol dire che ci cambia l'ordine degli elementi dentro quell'array, non ci dà un nuovo array. Ok? Abbiamo detto l'altra volta che ci sono i metodi in place e quelli che ci danno i nuovi array, cioè una copia nuova dell'array. Ok, e ritorna l'array ordinato. L'ordine di ordinamento di default è diciamo dal basso verso l'alto, ma convertendo gli elementi in stringhe. Ecco, questo è il diavolo che sta nei dettagli, no? Come si dice. Questo sort va bene, ma nel momento in cui abbiamo stringhe, se abbiamo dei numeri, diciamo la sua versione di default non ci va più bene. Questa è una delle tante peculiarità di JavaScript, forse non proprio intuitive, no? Abbiamo tutti i numeri, perché deve fare la conversione di stringhe? È fatto così. Non possiamo farci nulla sul fatto che è di libreria, no? E nessuno può cambiarlo, perché se vogliamo mantenere la retrocompatibilità col passato, questo è quello a cui dobbiamo adeguarci. Quindi, no, non possiamo cambiarlo. Più sotto possiamo usarlo diversamente. Sicuramente, come tutti i metodi sort, ci sarà la possibilità di dirgli di ordinarli diversamente, anche banalmente solo al contrario, no? Anziché dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo, parlando di stringo, parlando di numeri, no? Ok, va bene, la complessità non può essere garantita, dipende dall'implementazione, non stiamo a dettagliare tanto. Vediamo i parametri. Dunque, i parametri, perché non mi viene fuori, però là. Ah, ok, sì, qui. Quindi, allora, possiamo usarlo così com'è, ma quella è la versione di default. Invece, possiamo dargli una funzione per fare il confronto, come succede in quasi tutti i metodi sort, no, dei vari linguaggi. Che può essere scritta nelle varie maniere con le quali siamo abituati a scrivere le funzioni, l'abbiamo visto l'altra volta, no? La arrow function, quella con la freccetta, oppure function direttamente, oppure possiamo passare una variabile che contiene a riferimento una funzione. Ok? Proviamo con l'arrow function, perché è la cosa di nuovo più tipica di JavaScript. Poi, se volete fare prove diversamente, possiete farle. Cosa fa questa funzione di confronto? Definisce l'ordinamento, nel senso che, dati i due elementi, ci dice quale viene prima e quale viene dopo. Questa è la funzione che internamente la sort richiama quando deve confrontare due elementi e decidere se cambiarlo in ordine oppure no. Poi ci sarà tutto il suo algoritmo, sarà il quick sort, merge sort, non so, tutti quelli che avete studiato, non ci interessa cosa implementa, però dobbiamo dargli questo meccanismo di confronto, no? Quindi, la sort si aspetta o niente, ma fa appunto di testa sua come se fossero stringhe, oppure si aspetta questa funzione che prende due parametri. Quindi dobbiamo passare a una funzione che prende due parametri. Ok, quindi il primo elemento del confronto e il secondo elemento del confronto. Va bene, è sorta di in place e va bene. Ok? Poi ci sono tutti i casi particolari, eccetera, però abbiamo determinato cosa ci serve. Ve lo faccio non. Cioè, avrei potuto scrivervi direttamente la soluzione, ma lo facciamo insieme, perché poi a un certo punto vi troverete con un metodo in cui dovete andare a capire cosa fa, come lo usiamo e così via. Quindi questo è il modo che desideriamo usiate, o almeno uno dei modi più semplici per andare a capire cosa fare. Allora, dobbiamo scrivere qui una funzione. Come sapete, in JavaScript possiamo passare direttamente le funzioni come parametri, no? Come valori di ritorno, eccetera. Le usiamo come qualsiasi oggetto, e quindi qui dentro, nelle parentesi tonde, possiamo scrivere direttamente la nostra funzione, che possiamo scrivere sotto forma di arrow function, e quindi qualcosa che prende dei parametri e ci dà un risultato. Ok? Mettiamo due tonde. Ok. Allora, che parametri prende? Ce l'ha scritto qui, due parametri, il primo e il secondo. Chiamiamoli A e B, va bene, se no li chiamiamo elemento 1, elemento 2, insomma quello che volete. Dobbiamo dare un valore, la sort order, return value, no, questo return del,
Ecco, ogni tanto la documentazione secondo me potrebbe essere fatta meglio. Comunque, diciamo, credo che siate abituati. Ah no, eccolo qua, compare function, quindi deve ritornare un valore, ecco, maggiore di 0, quindi b viene prima di a, minore di 0 a minore di b, oppure uguale a 0, quindi dobbiamo ritornare un intero, diciamo un numero, perché non esistono gli interi in JavaScript, esistono solo i numeri, un numero che, diciamo, ci dica se a viene prima di b o viceversa, ok? Quindi, semplicemente possiamo ritornare a meno b. Ok? Se facciamo a meno b, se a è più grande di b viene fuori un intero e viceversa. Viene fuori un numero positivo, scusate, e viceversa. No? Intero non lo so, dipende dai numeri che ho messo. No? Ok. Ops, questa è la soluzione. Scusate. Semplicemente portare ah, scusa, è diventata più piccola. Quindi devo scrivere return, devo mettere qualcosa, devo aprire le graffe. No, in questo caso no, lo vediamo proprio così per farvi abituare a questa sintassi dell'arrow function, che come vedete è estremamente compatta. Se noi non mettiamo niente se non un'espressione, questa espressione ha automaticamente il valore di ritorno. Quindi è come avessimo scritto aperta graph return questo valore. Funziona anche se mettete aperta graph, eccetera, però dobbiamo un po' abituarci a questa sintassi. Ok, qui a sinistra invece non c'è niente di particolare che possiamo accorciare, abbiamo bisogno di dire che ci sono i due parametri, quindi la tonda per forza, perché sono due parametri, non è uno solo, e poi li chiamiamo come desideriamo noi. Ok, quindi potremmo già vedere se funziona, no? Ogni tanto provate a vedere se funziona. Console log. Allora, my scores e console log modified scores. Quindi salvo. Dunque, eseguo, quindi mi faccio tiro fuori il terminale. Quindi node scores. Ah, dovevo entrare nella cartella perché io ho aperto tutte le cartelle perché nel progetto Visual Studio quando ho aperto ho fatto open folder e ho aperto A1 Week se non ho aperto Week 2, quindi di default mi trovo in quella che contiene tutte. Ma ovviamente per eseguire devo sempre stare nella cartella corretta. Quindi il primo è 18, 30, 25, eccetera, e avete visto che il secondo è ordinato, quindi funziona. Quindi dovremmo più o meno esserci. È stato fatto in place, nel senso che abbiamo preso modify scores, ne abbiamo fatto una copia. Se facevate console log qui era una copia identica, e poi i numeri qui sono stati spostati in place. Ok? Bene. E poi, vabbè, il resto dell'esercizio è più o meno banale, nel senso che togliamo gli ultimi due, facciamo il calcolo della media, aggiungiamo due voti e poi stampiamo. Quindi, dunque, come facciamo? Modified scores a toglierli. Quindi, semplicemente andiamo a vederci, non sappiamo più come fare. Onestamente anche io non è che mi ricordo tutti i metodi, tutti degli array, anche, eccetera. Cioè ogni linguaggio ha le sue, come dire, ha tutte le sue. Dunque era però forse nel gruppo precedente, vero? 01. Andiamo a cercarcelo. Mi sembra fosse qui. Lo faccio insieme a voi giusto per. Dunque. Dobbiamo togliere i peggiori che saranno all'inizio, quindi usiamo Shift, cioè di tira via dell'inizio. Ok? Quindi noi vi diamo queste indicazioni per partire, se no mettete su internet removing elements from array JavaScript, insomma qualcuno vi dà un'indicazione, andate a vedere sul manuale e così via. Unshift, ne possiamo fare due. Unshift. Visto che sono solo due, le scriviamo, non le mettiamo in un ciclo for e così via. Di nuovo, provate sempre. Non, quindi, oh, ops, week 02 node scores.
Shift. Ah, shift. Grazie. Esatto. Ah, bene. Anche perché un shift vuole un parametro. Avete visto cosa è successo? Evidentemente, bisognerebbe andare a vedere sulla pagina di manuale. Non gli possiamo niente. Non fa niente sull'array. Non ci ho messo l'undefined. Ok, grazie. Quindi proviamo. Ok, ci sono spariti i primi due. Quindi che ordinati erano 18 e 24 e sono spariti. Ok? E poi, niente, facciamo i nostri conti, facciamo un ciclo for giusto per ripassare, poi così abbiamo finito l'esercizio. Quindi dobbiamo fare la media, o siamo fortunati che c'è un metodo che ci fa la media dell'array, non credo che ci sia se non è introdotto di recente, quindi facciamoci la nostra, beh, ci serve una media, quindi let average 0, for const val o quello che volete, insomma, off. Vi ricordate che per scorrere l'array possiamo fare const off, se no facciamo let i uguale a 0, i minore di array.length, sintassici, però cerchiamo di essere JavaScript, const val off, cos'è, modified scores, ok, average più uguale val, e poi facciamo il calcolo. Average diviso modified scores.length. Ok? E qui abbiamo la media, no? Che se volete possiamo stampare. Console log average all. Quindi stampiamo, facciamo una prova. È venuto fuori 28, tra l'altro intera. Va bene, diciamo facciamo così, average uguale, così proviamo a fare qualcosa, math.round, giusto nel caso in cui non fosse intera, la combinazione ci è venuta intera in questo esempio, non so, mettiamo 20, 26, così, adesso però. Comunque, è programmazione, diciamo, di livello veramente base. 28,2 abbiamo arrotondato a 28. E poi lo aggiungiamo all'array, quindi di nuovo, modify scores. Come si fa ad aggiungere? Aggiungiamo in fondo, push, se vogliamo aggiungere in fondo del testo, forse non c'era scritto niente, di aggiungerli da qualche parte. Ah no, alla fine, sì, in the end, va bene. Ok. Se non c'è scritto, come sempre all'esame, insomma, chiedete. Oppure adottate una soluzione ragionevole. Push, quindi questo average. Ok. E quindi, ups, ci facciamo la nostra prova. E quindi è venuto fuori che abbiamo aggiunto i 2,28 alla fine. Abbiamo manipolato un po' gli array, ma la cosa interessante è fondamentalmente questa di questo esercizio. Abbiamo preso una funzione, l'abbiamo scritta come arrow function nella forma più compatta possibile, l'abbiamo passata come parametro ad un'altra funzione, era di libreria, ma insomma, pensiamo a qualsiasi funzione, e qui ne abbiamo, diciamo, usato uno dei sistemi più classici di JavaScript per gestire funzioni. Questa era la cosa più interessante. Poi, insomma, tutto il resto è programmazione spicciola. Che dovreste già essere capaci di fare. Adesso ve lo metto sul Git così ce l'avete a disposizione. Dunque, allora, prima di mettervelo a disposizione, come avete visto, l'altra volta abbiamo fatto un esercizio in cui ci sono spuntati 400 e più file di cui fare il commit. Non vogliamo fare il commit di tutti questi file che sono fondamentalmente file che abbiamo tirato dentro quando abbiamo importato quella libreria dei JS che ci ha creato una cartella locale nella vecchia week 01 sottodata node modules che contiene tutta questa roba. Questa roba viene ricreata ogni volta che facciamo npm install se abbiamo l'informazione del pacchetto che sta nel package JSON e questo è importante, lo dobbiamo tenere, fare il commit.
Perché da questo si ricostruisce tutto l'albero delle dipendenze, quindi si automaticamente si scaricano tutti i file che costituiscono le librerie, la loro implementazione e così via. Però il resto lo possiamo buttare via, quindi in av1wix, quindi dov'è che ci mettiamo qui? Come facciamo ad aggiungere un file? Però vabbè, adesso lo metto qui. Facciamo un file che si chiama git ignore, che però va messa a livello più elevato, quindi sì, ok, quindi non nelle sottocartelle ma a livello più elevato un normale file di testo in cui scriviamo tutte le cose che non vogliamo. Do less, se non sbaglio, qualcosa così. Ok, vedete che sono spariti i file, questo semplicemente dice a git ignora tutte le cartelle che hanno questo nome, così non ci sbagliamo, non facciamo il commit, non ci danno fastidio e così via. E a questo punto posso fare il commit. Quindi se vado qui sul più, su tutti i cambiamenti che ho fatto, faccio che dirgli di mandarli al server, perché tra poco faccio push, però prima devo fare il commit e ci saranno questi tre file che lui chiama stage changes. Git ha questo sistema in cui prima gli devo dire cosa mettere nel commit e poi lo mette nel commit e dopo lo mandiamo al server. Quindi nel momento in cui metto un messaggio, adesso mettiamo esempio scores, premo il bottone invio, lui fa il commit locale, e poi faccio push. Posso anche fare sync se mi deve scaricare, oltre che caricare, eccetera. Adesso ve lo ritrovate. Poi non andiamo più a vederlo, lo daremo per scontato che ha funzionato, se non mi dite niente. Però, ops, av1 wix per sicurezza, adesso andiamo a vedere. Ecco, vedete che è spuntato il git ignore, è spuntato il nostro scores, quello che ho sul computer. Se avete il computer, fate pull, andate su web e ce l'avete immediatamente. Ok, allora, io lascerei per un attimo perdere l'esercizio, diciamo, secondo che manipola le stringhe, che, come dire, sì, è interessante fino ad un certo punto, diciamo, tanto li possiamo anche rifare dopo con un approccio un po' più funzionale, no? Questo era il libretto, no, il courses. Diciamo, bisogna un attimo fare attenzione, le stringhe sono array immutabili, quindi non possiamo andare a impostare un carattere in una stringa come fate in C con gli array di char. E quindi tutte le volte che dobbiamo creare una nuova stringa, un nuovo carattere, è una nuova stringa. E quindi, dove vanno a finire le vecchie per inciso? Ecco, perché poi qualcuno finisce che me lo chiede, ma a noi non è che interessi in questo momento, ma diciamo che c'è un meccanismo tipo Java, c'è un garbage collector che dopo un po', se non c'è il riferimento a quegli oggetti, a quelle stringhe, eccetera, la memoria viene ripulita. Però, come in Java, non ce ne dobbiamo preoccupare, è automatico. Ok? Quindi io lascerei perdere il secondo esercizio e invece proviamo a fare qualcosa sul terzo. Avevamo già iniziato, così facciamo un po' di pratica con le funzioni e poi andiamo a vedere questo approccio, diciamo un po' nuovo, callback e programmazione funzionale, qualcosa di programmazione asincrona se ce la facciamo. Ok, quindi sostanzialmente sempre varianti sul tema, gestiamo le informazioni relative ai vostri esami, o ai miei del tempo. Dunque, questo era Ney. Vabbè. Abbiamo già iniziato l'altra volta, vi ho fatto vedere un esempio, oggetti, questo data, c'era questo test date che in realtà avevo un po' ripreso da qua, no? Quindi in realtà potremmo tranquillamente andare a prenderci questo codice, che è della scorsa settimana, e lo andiamo a mettere qui nella nuova settimana. Quindi creiamo un nuovo file. Dunque, come l'abbiamo chiamato? Facciamo libretto. Così. Visto che siamo in italiano, ogni tanto usiamo almeno qualche termine in italiano. Ok?
Quindi è il codice della scorsa settimana. Così intanto vediamo anche cosa succede nel momento in cui dobbiamo riportare dentro la libreria e così via. Allora, io ho, ecco, l'ho messo qui già, ho sbagliato, nel senso che è un, ha bisogno di librerie, è bene che stia per conto suo, in una sua cartella, ok? Perché poi c'è da metterci dentro il node modules, il package JSON, eccetera. Se abbiamo due progetti nella stessa cartella, questo file si chiama sempre package JSON, che contiene tutte le dipendenze, eccetera, quindi non va bene, eh? Quindi facciamoci una nuova cartella, eh? La chiamiamo libretto. E ci metto dentro il mio libretto JS. Ok? Quindi il file è sempre lì, è sempre lo stesso. Tutto il resto chiudiamo un po' di roba, eh? Facciamo solo l'esercizio. Quindi il file è sempre lo stesso, ho semplicemente organizzato un po' meglio le cose. Lo proviamo giusto per farvi vedere cosa succede. Quindi apriamo il terminale. Dobbiamo entrare in week 02 e dobbiamo entrare in libretto. No, del libretto, e vedrete cosa capita, cioè non funziona, no? Ok? Non funziona perché? Perché abbiamo fatto require dei JS, quella libreria non è stata installata in questa cartella, nel progetto nostro di Node non c'è. Era nell'altra cartella, ok? Cosa facciamo allora? Allora, due opzioni: o reinstalliamo tutto a mano, se stiamo sviluppando il programma potremmo desiderare di, diciamo, ricominciare da zero e reinstallarci le librerie noi che ci servono e così via, oppure se qualcuno vi passa il progetto, ve lo mette a disposizione e così via, ci andiamo a prendere il package JSON. Quindi facciamo copia, vediamo se me la incolla qui, paste. Ok, mi ha copiato il package JSON, ok? Ecco, bisogna un attimo fare attenzione quando facciamo queste operazioni. Il nostro main qui l'abbiamo chiamato libretto JS. Questo è il nome del progetto. Boh, mettiamo pure libretto, ma insomma, il nome del progetto ci interessa fino a un certo punto. Ok, ho copiato il package JSON. Funzionerà? No, perché quando abbiamo il package JSON, la prima cosa da fare. E npm install nella cartella, dove c'è il package JSON. Quindi io lo faccio, mi installa tutto quello che c'è scritto nel package JSON, cioè questa roba che sono le dipendenze, e a questo punto è comparsa la nostra node modules, come l'altra, come la sopra, però quella è di quell'altro progetto e questa è del nostro progetto attuale, Allora a questo punto posso farlo girare, c'è la libreria. Ok? Quindi quando vi danno una cartella con diciamo dei file JS che sono il codice in più un package JSON, la prima cosa che dovete fare è fare npm install per installare tutte le librerie. Ok? Come vedete è tutto automatico, tutto funzionante, diciamo così bene. Quando avremo React ci saranno una marea di librerie, scarica 200 e più mega di roba, bisogna un attimo avere pazienza, però fatto una volta poi possiamo andare avanti. Ok, quindi adesso che abbiamo sistemato la libreria possiamo concentrarci sul codice. Avevamo il testo, quindi io chiudo tutti i package JSON che tanto non ci interessano più. Faremo poi il commit, però andiamo a vedere il testo. Quindi usare degli oggetti JavaScript per gestire una lista di oggetti che include informazioni riguardo all'esame. Per l'esame vogliamo mantenere le informazioni riguardo al codice. Ops. Fatto doppio clic, ci sparisce il preview. Il codice, il nome, i crediti, il voto, con un boolean per la lode, e la data. La data è quella un po' più complicata. Poi definiamo una funzione costruttore exam che avevamo già intravisto appunto l'altra volta. E poi facciamo anche un oggetto exam list. In cui mettiamo una serie di metodi. Cosa sono questi metodi? Non saranno nient'altro che delle funzioni assegnate delle proprietà di questo oggetto exam list. Ok? Perché? Perché JavaScript funziona tutto così. I metodi sono funzioni assegnate a delle variabili. Se sono dentro un oggetto, li chiamiamo proprietà. Proprietà che se sono riferite a una funzione, chiamiamo metodi in analogia agli altri linguaggi. Ma di per sé, per JavaScript non fa differenza. Ok, poi il functional programming dopo che abbiamo fatto le slide. Quindi andiamo un po' a fare qualche pezzetto almeno di questo codice.
Quindi noi l'altra volta abbiamo già fatto vedere un esempio della funzione esame costruttore. Quindi abbiamo creato le vari elementi del nostro oggetto tramite dis.qualcosa, sapendo che nel momento in cui chiamiamo questa funzione non direttamente ma col new, ci verrà ritornato l'oggetto che ha queste proprietà. Quindi è un po' come se alla fine di questa funzione ci fosse scritto return this, è implicito in JavaScript, ma questo è il senso, no? Se noi facessimo un altro new exam ci viene fuori un altro oggetto indipendente con le stesse proprietà impostate, gli stessi metodi impostati, però sono indipendenti, nel senso che sono due copie, ma che non puntano allo stesso oggetto ma due oggetti differenti. Ok? Bene, quindi abbiamo tutto, nome, voto, fatemi un po' vedere. Ah, là poi ho scritto in inglese, vabbè. Codice, this code, facciamo code. Non è bellissimo mischiare italiano e inglese, ma consentitemi di farlo. This CFU uguale CFU. Questi sono parametri che mettiamo, code, nome, CFU. Voto, lode, lode è un boolean, ma tanto a noi interessa, cioè in questa fase non interessa, tanto il tipo non lo scriviamo da nessuna parte, non è che dobbiamo dichiarare il tipo della variabile o della proprietà, perché in JavaScript che cos'ha il tipo è il valore, non la variabile, ok? Bene. Come vedete qui l'ordine è diverso, ma non fa niente, nel senso che dunque c'è troppo. Codice nome, voto. CFU, data. No, sono 6, ok. L'ordine è indifferente perché tanto l'oggetto è un insieme non ordinato di proprietà. Quindi quando andiamo a stamparlo può uscire prima l'una, prima l'altra, dipende dall'implementazione, non possiamo farci niente. Ecco, la cosa interessante è che possiamo definire anche delle proprietà che corrispondono a delle funzioni che possiamo richiamare come abbiamo visto l'altra volta. Va bene, questo è l'exam. Diciamo, abbiamo fatto una cosa abbastanza analoga a quello che facciamo negli altri linguaggi, definito un costruttore che inizializza le varie proprietà. Ok, così come sono quelle richieste. E poi ci veniva detto, creiamo un altro oggetto, exam list. Scusa, io dico ogni tanto oggetto anziché classe, cioè in JavaScript è tutto oggetto, però in realtà noi qui lo stiamo facendo con l'idea di creare un template, quindi quello che in altri linguaggi chiameremmo classe. Exam list che serve a manipolare degli exam, no? Quindi facciamolo qui sopra, va? Così lasciamo il codice che viene eseguito sotto. Function. Exam list, questo non prende niente, nel senso che è un oggetto in cui io voglio mettere i metodi che mi servono per gestire la mia il mio insieme di exam, ok? Quindi come dire, un oggetto di servizio in cui facciamo contenere un array di exam e poi abbiamo i metodi per andarne a manipolare. Notate bene, facciamo questa cosa anche se in realtà vi ricordate che poi è tutto pubblico, quindi non è che li stiamo isolando questo array dal resto del codice JavaScript, ma giusto per fare un po' di pratica, diciamo in analogia agli altri linguaggi di programmazione che conoscete. Se volessimo veramente isolarlo, dovremmo diciamo usare un meccanismo diverso con le closure, eccetera, oppure diciamo usare qualcosa di un po' più avanzato che però non abbiamo ancora visto. Quindi, come nell'altro caso, abbiamo un oggetto che verrà creato col new, e quindi se vogliamo avere delle proprietà, diciamo this punto, diciamo list, che inizialmente vuota la nostra lista degli esami. Ok? Array vuoto iniziale, facciamo new exam list, dentro ci sarà list vuoto. E quindi cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un add, no? Ah, vi ho già messo uguale, che ci porta avanti. Diciamo un metodo add per aggiungere un esame sotto forma di oggetto costruito da exam.
Allora, io vi ho scritto uguale, mi sono tradito. Un attimo. Come facciamo a creare una funzione e metterla dentro this add? In JavaScript è tutto un oggetto, quindi tutto quanto viene assegnato, e quindi quello uguale che ho messo prima. E qui dobbiamo scrivere una funzione, ok? Quindi possiamo farla sotto forma di arrow function, possiamo scrivere function e così via. Facciamo un po' pratica di arrow function, visto che siamo qui. Però di per sé potete anche scrivere function, eccetera. Ma visto che siamo pratici di arrow function, vogliamo, diciamo, impararle. Diciamo un parametro che è l'exam. Possiamo scrivere exam, meno scrivo, meno tempo perdiamo. Quindi consentitemi di essere un po' breve, ogni tanto. E poi semplicemente. Cosa ne facciamo di questo exam? Aggiungiamo all'array, no? L'idea di avere questa exam list è che se faccio add viene aggiunta al suo array, al this list. Quindi this list punto, cos'era? Push, no? Per aggiungere in fondo mi ritorna qualcosa? No, non metto nessun return. Sapete, return implicito e undefined, ma va bene, nel senso è come un void, no? Non mi serve. Bene così. Ok? Perché ingrigetto questo exam list? Beh, semplicemente perché non l'ho ancora usato. Non spaventatevi. Ovviamente l'ambiente ogni tanto fa delle assunzioni, come per esempio ci ha fatto molto comodamente. Punto su lista, ha capito che è un array, ci ha messo push, però ogni tanto sbaglia. Non fidatevi solo dell'array, salvate, provate a eseguire. Non sempre, soprattutto sul codice più complicato, è tutto corretto. Ok? Ok, quindi possiamo fare un add. Vabbè, facciamo l'average così poi stampiamo qualcosa. Quindi, this average. L'abbiamo già fatto prima, no? Vabbè, qui non l'ho neanche messo. Vabbè. Quindi possiamo farci una funzione che non prende niente. Sì. Cioè, dire al che è di tipo exam. Onestamente non lo so se c'è qualche metodo di annotazione tipo Python, lei dice. Eh sì, per dirlo. Onestamente non lo so. Non so se nelle ultime versioni di JavaScript consentono qualcosa di questo tipo. Il vostro collega sta dicendo, possiamo dire in qualche maniera al codice, all'interprete o anche solo all'ambiente che quel è. Visto che non ci sono i tipi, in realtà però noi ci aspettiamo un tipo che è exam. Non so la risposta, in altri linguaggi, appunto, per esempio in mente il Python si può fare. È un'annotazione, fondamentalmente, che vuol dire che il codice gira lo stesso, però diciamo, quando noi poi appunto scriviamo del codice qui, no? Per esempio. Ma se l'interprete non è in grado di capire alla fine se quella variabile si riferisce a un oggetto di un certo tipo e così via, da quella notazione, diciamo, mi semplifica il lavoro perché assume quello che gli dico io e quindi mi dà appunto i vari metadati. Adesso qui lo capisce fino a un certo punto, nel senso che mi tira fuori anche delle cose che c'entrano fino a un certo punto, no? Se invece avessimo fatto quello che diceva il vostro collega, mi avrebbe tirato fuori magari solo delle informazioni relative a esame e cosa c'era a disposizione, ok? Quindi non lo so, mi informo, ma dubito che ci sia, onestamente. Ok, allora, dicevamo dell'average, l'average non prende niente come parametro, no? Cosa deve fare? Deve sostanzialmente ritornarci quella media e quindi dobbiamo calcolarcela come prima. Quindi abbiamo fatto l'esercizio. Facciamoci la copia. Copia. Così adattiamo il codice. Copia, l'abbiamo messo in libretto, vero? Paste. Dobbiamo formattare un attimo. Fatevi sempre aiutare dall'ambiente, cioè usiamo un ambiente di sviluppo per cercare di scrivere un po' meno codice. Quindi let average cost val of this list. Ok, attenzione, val punto. Questo val è l'exam, quindi è l'oggetto.
Ok, qui nella lista ci sono dei riferimenti e degli oggetti, quindi a this voto, quindi val voto, vabbè, average, quindi qui avevamo this list length, eh? Occhio solo, oh, bisogna fare un attimo attenzione perché ovviamente dividiamo per la lunghezza 0, chiamiamo average su 0. Potremmo mettere ancora un if esterno a dire se è 0, dammi 0, dammi undefined, dammi qualcosa, se no mi viene fuori diviso per 0. Quindi proviamo, così tanto non so. Ah no, scusate, creiamo il const, cosa creiamo qui? Exams. New exam list. Vuoto, no? Il costruttore è vuoto. Qui avevamo messo esame 2, facciamo VA1, va? Così ci capiamo qualcosa. Il codice, const, che esame, dunque, PS, programmazione di sistema, no? Dopo c'è il professor Cabodi, mi sembra faccio quello. Esame, scriviamo solo brevemente, ah già, dovevamo aggiustare i parametri, questo è vero, quindi... Codice nome CFU, quindi allora codice 01ABC. Nome CFU 6, poi cos'era? Voto 30 lode, lode true, quindi diciamo 30 true e va bene, quella era la data. Quindi prendiamo qualcosa di simile. 02BCD, quindi programmazione di sistema abbiamo preso un po' difficile, 29 dai, false, qui oggi è l'8, va bene, allora quindi new exam list, poi facciamo exams add VA1, exams add PS. E poi facciamo un console log di exams average e basta. In realtà, ecco, mi sono scordato, sarebbe meglio fare return di average perché altrimenti abbiamo undefined, valore di default. Ok, vediamo se funziona. In questo momento non ho preso le lodi, quindi bisognerebbe decidere come trattare le lodi quando fate il calcolo della media. Di nuovo, non c'è scritto niente nel testo, no? Questi sono esercizi così che usiamo per fare un po' di pratica. Forse appunto l'esame, eccetera, piuttosto chiedete o fate delle assunzioni ragionevoli. Adesso, come trattare la media, scusate, la LOLI in una media non è così immediato e quindi uno deve darsi una regola, ecco. Se uno deve darsi una regola, evidentemente sarebbe stato meglio specificarlo, se no poi ognuno fa come vuole, eh? Allora, salviamo, proviamo. Oppla, mi è scappato un 4. Va bene, viene fuori 29,5, sarà giusto, ma ha l'aria di sì perché è la media tra 29 e 30. Se noi non avessimo niente, quindi abbiamo quell'array vuoto, giusto per farvi vedere cosa succede. Ecco, viene fuori not a number, JavaScript non ci dà l'errore, però questa divisione per 0 ci fa venire fuori not a number, che vi dicevo all'inizio, nella prima lezione, alla fine è un numero, e quindi JavaScript ha sempre questo rischio che ci siano degli errori in cui in altri linguaggi avremmo un'eccezione, un qualche cosa abbastanza evidente, qui passa sotto traccia, e quindi noi magari poi ci facciamo dei calcoli con questo none. Magari ci facciamo su un if qualcosa e pensiamo che abbia un valore, invece ha not a number e ci viene fuori una logica differente. Ok, non perdiamo tempo a fare tutto l'esercizio, però vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante da fare. Ecco, magari facciamo un find e un after. Quindi, allora, un find nelle prime due. Il resto, diciamo, fare l'array, poi magari lo riprendiamo con la programmazione funzionale. Quindi vogliamo nuovi metodi. This punto, nome del metodo, che nel senso che è il nome della proprietà che contiene riferimento alla funzione. Quindi find
Occhio, non dobbiamo fare find code, e ci dice il codice, perché questo è sbagliato. Questo chiama il metodo find sul this. Ma noi non stiamo facendo questo, noi stiamo definendo una proprietà di this, ok? Quindi se scriviamo così non funziona niente. Se invece scriviamo in questa maniera, ipotizzando di dargli il codice, questo ci dà le informazioni, prima di tutto va a cercare se esiste, quindi for const c of, o meglio, sarebbe meglio fare e, of this.list if e punto, quindi e l'exam, sempre exam, mi sembra l'abbiamo chiamato code, vediamo se mi suggerisce giusto, sì, if e code uguale quello che abbiamo passato come parametro, code, cioè questo qui, return voglio tutto l'oggetto, ok? Altrimenti, opla, return, devo decidere cosa fa una funzione che non ha trovato, no? Se volete posso ritornare null, posso ritornare undefined, insomma sta un po' a me decidere cosa voglio fare. L'importante è che poi quando la chiamo sia coerente con quello che decido di fare. Potrei mettere null, metto undefined, però questa è una scelta che dipende da poi come voglio usare la funzione. Quindi adesso metto undefined, ma di per sé possiamo mettere qualsiasi cosa. Quindi exams find. Lasciamo stare gli altri corsi, cerchiamo il nostro, quindi const c, no, qui non l'avevamo messo, anzi e, facciamo così, allora l'average lasciamolo prima, era meglio mettere dopo questo. Quindi const e, console log e, ok? Quindi vediamo se funziona. Ah, undefined, ho sbagliato qualcosa. UA1. Beh, meno male così, vediamo. Potesse list. Return e. Exams, new exam list. C'è l'aria, era il codice, no? UA1. Debugghiamo, così facciamo pratica, ok? Sì. Il codice 01, giusto, non è il nome. Ok, quindi ci risparmiamo il debugger. Se no, mettiamo il debugger qui, entriamo, vedremo che giriamo qui su e code era 01, come ha detto il vostro collega, e non è UA1. Quindi scusatemi, abbiamo messo il codice. Quindi 01ABC. Ok, quindi. Ci viene fuori la stampa di exam, che come dire, è quella di default del sistema, no? Quindi il console log va a prendere, vedere come è fatto l'oggetto, ogni volta che c'è un nuovo oggetto c'entra dentro, e quindi ci fa questa stampa lunga, oppure possiamo fare la stampa che avevamo definito noi, cioè quella stringa. Mi raccomando, non è così senza le tonde, bisogna chiamarli i metodi, perché se noi non li chiamiamo, noi abbiamo stampato il metodo, non abbiamo stampato il risultato fornito dal metodo, ok? Quindi il metodo va chiamato, ok? In altri linguaggi, in quelli compilati, siete protetti da queste cose perché ci sono i tipi e il console log non vi può stampare un puntatore a una funzione, no? Vi dice. Guarda, hai passato una funzione, non neanche un puntatore, no? In certi linguaggi perché non si può usare direttamente, ok? Qui invece JavaScript fa tutto quello che diciamo, come avete visto, ok? Va bene, ovviamente potremmo poi aggiustare stringa per stampare un po' tutto e così via, però insomma. Va bene, allora, quindi abbiamo fatto tanta pratica, ecco, ve lo metto subito così ce l'avete sui vostri computer. Come si fa? Semplicemente come sempre. Faccio più primo esempio libretto. Ok, invio, push. Ok, così ce l'avete. Ok, bene, allora,
Facciamo un pezzettino di slide e poi faremo la pausa. Quindi, come detto, non facciamo tutto oggi di questo, che è abbastanza intenso, soprattutto l'ultima parte bisogna pensarci bene, perché è usatissima in JavaScript e bisogna, diciamo, proprio padroneggiarla. Prima di tutto parliamo di callbacks. I callbacks non sono nient'altro che una funzione, delle funzioni. Semplicemente se le usiamo come parametri, come valori di ritorno e così via, chiaramente diventano praticamente delle callbacks, cioè funzioni che noi passiamo per essere richiamate più tardi nel nostro codice. Cosa abbastanza peculiare di JavaScript, no? Si può fare in altri linguaggi, però diciamo JavaScript è molto, come dire, è pensato sostanzialmente in questo senso. Perché? Perché è nato per gestire eventi, no? Per gestire eventi cosa facciamo? Passiamo delle funzioni a qualcuno che gestisce l'evento e che ci chiamerà la funzione quando si verifica l'evento. Quindi, essendo nato per questo scopo, è nato naturalmente con le callback. Dunque, le callback possono essere di tipo sincrono o asincrono. Noi cominciamo a ragionare sulle funzioni, callback, cioè funzioni di tipo sincrono, che sono le più semplici. Poi, appunto, andiamo avanti e parleremo dell'asincrono, che è un po' più difficile, però bisogna conoscerlo. Quindi, come funziona la callback? Una callback è un parametro passato a una funzione. Qui abbiamo questo esempio, create quote. Quote, va bene, sarà qualcosa, e poi diciamo che un secondo parametro è una funzione. Quando lo chiamiamo con il nome di una funzione, il nome o il riferimento a una funzione. Potevamo anche avere const l uguale function log quote, eccetera, chiamarlo con l, no? L'importante è che sia un riferimento a una funzione che possa essere eseguita, ok? E poi lo posso usare per tutto quello che voglio. Prima l'ho fatto implicitamente nell'esempio. No? Quando ho visto, si sta registrando. Quando ho fatto l'ordinamento, no? Ho passato una callback, ok? Che ho scritto lì sul momento, e questo è il bello delle arrow function. Ma ho fatto una funzione e l'ho passata come parametro. Questa è una callback è sincrona, nel senso che quando viene. Quando ce n'è bisogno, la sort la chiama, aspetta il risultato e poi va avanti. Ok? Bene. Non so mai. No, facciamo così. Ok. Quindi, la sort è proprio il classico esempio, no? Ok, scritto con la arrow function, va bene, questo l'abbiamo visto. Posso scrivermele io le funzioni, eh? Come ho scritto quella della prima slide, mi scrivo delle funzioni che prendono come parametri delle altre funzioni, cioè delle callback. Per esempio, io avessi un array di oggetti, no? E anziché passargli, che so, il nome, come abbiamo fatto prima nell'esempio degli esami, no? Cioè, il codice e così via, passo una funzione. Se la funzione mi ritorna true, allora mi viene restituito quell'elemento, altrimenti niente. Bene, posso tranquillamente farlo. E semplicemente cambia la sintassi con la quale vado a chiamare, a usare il parametro. Ok? Proviamo. Sì, proviamo a farlo. Se no, non si para. Quindi, libretto, ok? This, consentitemi di chiamarla filter, è una funzione un po' più generica, ok? Perché se io, chiaramente, find, gli do il codice, no? Potevo dire find by code, non so, chiamarlo in qualche maniera un po' più esplicita. Filter è generica perché cosa prendo dipende dalla callback, ok? Quindi, CB, callback. Callback, scriviamo callback, va? Allora, cosa scrivo qui? Scrivo la stessa cosa. Semplicemente devo fare attenzione
che quello che mi viene passato è una callback. Quindi anziché if e code uguale code, if callback di e, return e. Ok? È una funzione. Una funzione si chiama aprendo le tonde. Ovviamente io sto implicitamente dicendo che la callback che mi deve essere passata lavora su degli oggetti exam. E quindi deve essere in grado di capire se in exam c'è quello che mi interessa e ritornarmi vero o falso a seconda di quello che voglio. Ok? Quindi, lo stesso codice di prima, eh? Ho semplicemente passato una funzione, usato quel parametro come una funzione. Mi raccomando, guardatelo bene questo codice. Guarda, chiudiamo anche la parte sotto, così. Ci resta lì, facciamo la stessa cosa, const e 2, exams, filter, facciamo la stessa cosa. Come facciamo però? Dobbiamo scrivere una funzione che faccia quello che desideriamo noi, no? Quindi, allora, una funzione, ovviamente siamo patiti dell'arrow function in questo momento, quindi scriviamo sotto forma di arrow function, prende un unico parametro, quindi in realtà posso anche togliere le tonde, ok? Adesso vediamo cosa scriviamo qui, eventualmente poi ritorniamo anche a destra, ma comunque. Allora, volevamo cercare e era code, no? Code uguale 01abc. Prima ho messo le doppie virgolette, qui ho messo le singole, lo sapete, JavaScript non fa distinzione, così abbiamo ripassato anche quello. Ok? Vediamo se funziona. E due. Ok? Vediamo. Dunque, il terminale. Un po' un peccato che bisogna sempre entrare dentro la cartella. Vabbè, comunque. Node libretto. Ok, funziona. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la stessa cosa, ma decidiamo qui qual è la regola che decide se darci quell'informazione oppure no. Quando si scorre l'array nel for di filter, ok? Quindi abbiamo passato la callback. La callback decide cosa fare, ok? Questa è l'idea delle callback. Ok? Quindi è la stessa cosa della sort. Ogni volta che la sort fa i suoi giri sull'array, a un certo punto mi chiama la funzione che decide. Deve decidere chi viene prima. E beh, poi va avanti così fino a che ha finito. Ok? E anche qui, nel momento in cui diciamo prende una callback che mi ritorna true, questa fa return e finisce l'esecuzione. Se invece non ritorna mai true, andrà avanti a fare il giro sull'array fino alla fine e mi farà undefined. Ok? Va bene, bene. Ok. E notate, io posso gestire oggetti, qualsiasi cosa, L'importante è che definisca l'interfaccia, diciamo, tra i vari pezzi di codice. Io qui ho scritto tutto io, quindi sono io che ho deciso che la callback prende un unico parametro che era l'oggetto. Potevo decidere che prendeva il codice. Allora nella parte di sopra, nel codice nel for, dovevo scrivere .code, e passarlo come parametro alla callback. Sono io che ho deciso. Quando abbiamo preso la sort, chi ha deciso? Ha deciso chi ha scritto la sort. Ah, è andato via, sì. Ha deciso chi ha scritto la sort, no? Ha deciso che prende due parametri, eccetera. Infatti ci siamo andati a vedere tutta la descrizione, no? E ritorna questa cosa e prende due parametri, ok? Quindi, se faccio tutto io, devo decidere io. Se uso qualcosa di pronto, devo andare a vedere cosa hanno pensato quelli che vogliono la callback. Ok. Bene, allora arriviamo diciamo a questo approccio paradigma functional programming che è molto usato in JavaScript di nuovo. Quindi vediamo queste cose perché sono peculiari di JavaScript e appunto questo approccio fondamentalmente funziona tutto a callback, callback sincrone. Poi, come detto, vedremo poi le asincrone. Quindi, la programmazione funzionale è un paradigma,
Quindi un modo di programmare in cui lo sviluppatore fondamentalmente costruisce quello che deve fare, cioè sviluppa il suo codice scrivendo principalmente funzioni. Non è che JavaScript sia nato con questo paradigma, perché come avete visto potete tranquillamente programmare in maniera procedurale, no? Come in C, assegnare le variabili, if, for, eccetera, eccetera. No, non è che dobbiamo scrivere per forza tutto sotto forma di funzione, però visto che ha queste funzioni che sono oggetti, si passano, si ritornano, si presta molto a questo tipo di paradigma. Quindi che è un paradigma di tipo più dichiarativo piuttosto che imperativo, no? Imperativo vuol dire ci sono le varie istruzioni da eseguire uno dopo l'altro, no? Dichiarativo vuol dire filtra questo, ordina questo, metti tutto insieme e dammi il risultato e così via. Cioè sono istruzioni che fanno l'operazione anziché io che svolgo l'operazione listando, come dire, elementi del linguaggio che svolgono operazioni elementari. Quindi, per esempio, se io dovessi filtrare, come ho fatto appena adesso, no? Potrei avere un metodo filter a cui passo una funzione, anziché scrivermi tutto questo. Che poi dentro filter sarà scritto, però nel momento in cui io leggo il codice, io leggo questa cosa a sinistra, no? Quindi leggo filter, vedo la regola, che è una funzione, ma insomma, da umano riesco a interpretarla abbastanza bene, perché dico, vabbè, c'è il codice uguale a questo, ok, quella è la regola, sto filtrando cercando questo, ok? Invece se io vedo una cosa così come quella a destra, va bene, voi venite dai linguaggi di programmazione, diciamo, tipo C e così via, vedete un for, un if, starà cercando qualcosa, però devo interpretare tutto il codice, eseguirmelo in mente e ragionare sul fatto che effettivamente mi starà tirando fuori qualcosa, se filter function è vera, me lo aggiunge un nuovo array e così via. Ok? Io nell'esempio che ho fatto non ho tirato fuori un array, quindi è un esempio molto più semplice, nel senso che si ferma non appena trova la prima cosa, quindi non è proprio come questa filter, però come dire, l'approccio è simile. Allora, fun le funzioni ovviamente in JavaScript sono che chiamano cittadini di prima classe, nel senso che sono degli oggetti come tutto il resto, ed è questo che ci consente di usarli in questa maniera estremamente flessibile. Qui c'è un po' di nomenclatura vabbè, funzione di ordine più elevato, è una funzione che opera su altre funzioni, eccetera, quando parlate di functional programming, però diciamo se c'è bisogno, mano a mano lo vediamo. Quello che magari vale la pena di sottolineare che nel paradigma funzionale si tende a usare questo chaining, chain è la catena, no? Quindi a concatenare varie funzioni che fanno diverse operazioni per ottenere il nostro risultato. Perché spesso, vediamo adesso, queste funzioni ritornano un nuovo array su quale posso applicare un'altra operazione, nuovo array su quale posso applicare un'altra operazione fino ad arrivare al risultato che desidero io. Ecco perché il paradigma di programmazione funzionale funzioni, e quindi effettivamente svolga il lavoro come deve, bisogna evitare di modificare l'informazione, perché se no ho un effetto collaterale, cioè se una funzione mi modifica l'array, poi quello che farà la seconda funzione dipende da quello che ha fatto la prima. Invece se io voglio poter metterle in cascata, no? Bisogna che ogni volta ci sia un nuovo oggetto sul quale io lavoro senza andare a interferire con quello che ha fatto prima e senza interferire con quello che farà la funzione successiva dopo nella catena. Quindi tutte le volte che devo fare dei cambiamenti, per esempio in un array, sono molto usate per gli array, questo approccio di programmazione funzionale è molto usato per gli array, devo ritornare un nuovo array. Potrei anche farlo sugli oggetti, però gli oggetti non essendo ordinati, come dire, hanno una filosofia un po' diversa, no? Non, scorrere non ha senso, bisogna enumerare le proprietà, però le proprietà magari hanno ognuna un suo significato, quindi non sono tutti elementi omogenei come negli array, per cui ha senso fare delle operazioni come appunto filtraggio, ricerca, diciamo mappaggio, che vedremo, no? Quindi trasformazione di elementi e così via, applicare operazioni su singoli elementi e così via. Quindi sugli array, quindi ci concentriamo sugli array dove fondamentalmente è diciamo, il luogo dove andiamo a applicare la programmazione funzionale,
Noi abbiamo già visto che per scorrere gli array possiamo usare il for of, l'abbiamo fatto un attimo fa, il for classico u0, i minore di n, eccetera, ma c'erano anche degli altri metodi che abbiamo saltato nella prima lezione, perché? Perché in realtà fanno parte di questo paradigma. Alcuni, diciamo più semplici, altri un po' più complicati. Adesso ce li vediamo, e poi faremo la pausa. Quindi ci sono gli iteratori. For each f, ecco, f è una callback, quindi processo ogni elemento con questa callback, cioè dentro il for each fa un for e ad ogni elemento chiama quella callback, ok? Perché? Perché non so, voglio fare delle operazioni particolari, voglio andare a contare, voglio andare a fare quello che desidero. Vediamo adesso degli esempi. Every sum control, quindi questa non ritorna a nulla, nel senso che processa i vari elementi. Una specie di for in programmazione funzionale, in cui date una funzione che è quello che bisogna fare. E la seconda linea, every sum, sono funzioni che prendono anch'esse delle funzioni come parametro, ma ci ritornano un valore booleano, cioè controllano se alcuni, cioè se tutti o solo alcuni elementi dell'array soddisfano una certa condizione. Insomma, è tutto maggiore di 0. E potremmo scrivere array.every callback x maggiore di 0. Okay? Questa cosa ci ritorna true solo se tutto maggiore di 0. Okay? X freccia x maggiore di 0, co come function, dobbiamo dare una funzione per l'idea. Poi ho iteratori che ritornano un nuovo array, map e filter, ecco, che sono quelli che useremo di più, perché gli altri, come dire, ce la chiaviamo tranquillamente anche con un for of, no? Ma questi map e filter sono molto comodi, costruiscono un nuovo array che ha le proprietà di quello che diciamo di fare nelle callback, map e filter. In un caso trasformiamo gli elementi e nell'altro ne prendiamo solo alcuni, secondo di cosa dice di fare la callback. E poi c'è la reduce, che è un po' particolare, chiama la funzione di callback su tutti gli elementi, cercando di calcolare progressivamente un risultato. E quindi, anziché un array, ci tira fuori un valore. Che se dovete sommare tutto, ogni volta prendiamo il nuovo valore nell'array, applichiamo un'operazione, se è una somma, semplicemente lo sommiamo, in un accumulatore. Infatti vedete che parte con un accumulatore e possiamo fondamentalmente, applicare delle operazioni a ridurre, per questo si chiama reduce, tutto l'array a un risultato. Ok? Ok. Allora, vediamone un attimo. For each invoca la callback in maniera sincrona. Cosa vuol dire in maniera sincrona? Vuol dire che chiamo la funzione e aspetto il risultato, come siete abituati a fare, come abbiamo fatto finora. Ok? Perché lo diciamo perché poi vedremo che si può fare anche diversamente, cioè si può anche non aspettare il risultato con la programmazione asincrona. Dobbiamo avere un qualche cosa che sia iterabile. In realtà io prima parlavo di array, ma in realtà funzionano anche le stringhe o qualsiasi cosa sia iterabile, che è una definizione un po' più complicata, ma diciamo che per noi va bene pensarlo sotto forma di array, oppure sotto forma di qualcosa che può essere trasformato in un array. Sì, una domanda? Sì? Non cambia la stringa, infatti dobbiamo farci un'altra stringa, vedete, cioè, nell'esempio let uppercase. Non possiamo andare a fare letters for each letter, tra l'altro questo letter non è neanche lo stesso elemento, no? Nell'array sì, sarebbe la stringa, ma io non posso andarla a modificare. Questo è un parametro, cioè una copia di quello che c'è in quella stringa, anzi in quell'array estratto dalla stringa. Però questo non è un problema per la programmazione funzionale, perché l'idea è proprio quella di andare a creare sempre qualcosa di nuovo, no? Perché se no c'è quel problema che quando metto tutto in catena, quello che faccio prima influenza su quello che faccio dopo e viceversa. Ok? Diciamo che questo for each lo potete considerare semplicemente una specie di for, for automatizzato in cui passiamo la callback e facciamo un'operazione. Questa operazione può anche avere effetti collaterali, nel senso che qui di fatto crea un nuovo array, no? Qui abbiamo preso letters, abbiamo fatto lo spread sulla stringa. Se facciamo lo spread sulla stringa ci viene creato un array in cui ci sono tante stringhe e quanti caratteri.
Prima la stringa H, poi la seconda E, poi L e così via, in maniera che possiamo chiamarci sopra for each. E poi diamo questa callback, scritta sotto forma di arrow function, che prende ogni elemento, che quindi sarà una lettera, per questo l'ho chiamato letter, e prende la stringa, che io ho inizializzato a stringa vuota, e ci aggiunge un carattere ogni volta. Quindi ricreando tra l'altro la stringa ogni volta. Nella memoria avremo prima H, E, HE, HEL e così via. Diciamo, ovviamente non è la maniera migliore di procedere, questo è un esempio didattico, no? Però diciamo che quando abbiamo, come dire, dati di dimensione limitata ci possiamo permettere come dire, di fare anche queste cose anche solo per provare. Quindi questo prende e ci fa la maiuscola, la stringa con le tutte maiuscole. C'è una domanda? Sì, penso che bisogna trasformarle in array. Proviamo. Perché diciamo ci sono diversi tipi di iteratori in JavaScript, cioè non di iteratori, di iterabili. Facciamo una prova. Cos'era? For each. JS. Quindi, useStrict, mi raccomando. È vero che ogni tanto ce lo scordiamo, però. Format selection. Quindi, allora, prima cosa verifichiamo che funzioni. Dunque, node for each. Ok, mi fa tutte le maiuscole, vediamo se funzionava direttamente. Quindi, lei dice const letters hello world. Vediamo se funziona così. Non funziona, ok? Quindi bisogna per forza. Perché la stringa non ha il metodo for each, perché fondamentalmente il metodo for each è degli array, ok? E ho delle cose iterabili, non solo degli array, però diciamo. Niente, così. Quindi dobbiamo per forza trasformare in un array. Quindi mi raccomando, se, giusto per farvi capire cosa c'è dentro, console log letters, l'ho detto a voce, cioè una volta che l'ho trasformato in un array è diventato questa roba qua, cioè un array di stringhe di dimensione 1, ok? Perché adesso non lo so, magari l'uppercase funzionava anche su stringhe di dimensione maggiore di 1, non lo so, bisogna andare a vedere. Però qui volevamo fare esercizio con la for each, ovviamente abbiamo fatto come se avessimo i caratteri, ok? Ok, vediamo. Sì, finiamo solo questa cosa qua. Ok, quindi for each invoca la callback in maniera sincrona su ogni elemento di questi oggetti iterabili che fondamentalmente per noi sono degli array. Sono solo degli array, poi adesso nell'intervallo magari cerco, c'è ancora qualcos'altro che in questo momento mi sfugge però. Ok, la callback che noi abbiamo usato in maniera molto semplice, quindi prendendo un solo parametro che è quello che abbiamo scritto nel codice, no? Cioè letter, in realtà è una callback che può prendere tre parametri. Chi ha deciso che questa callback prende tre parametri? Chi ha scritto il for each degli array, cioè chi ha scritto JavaScript ha deciso di inserire un metodo for each sugli array. Ha deciso che la callback del for each prende tre parametri, e sono questi tre. Il valore corrente, cioè stiamo girando col for e c'è un valore corrente. Il primo, secondo e terzo e così via dell'array. E poi ci sono due valori opzionali che infatti noi non abbiamo messo, che quindi la callback riceverà come undefined, ma se non ne abbiamo bisogno, sapete, JavaScript è molto flessibile. Non li riceviamo, non li usiamo, fine. Non c'è nessun problema. Uno è l'indice e l'altro è l'array. Ok? Perché ogni tanto posso aver bisogno di queste informazioni. Fare una cosa per il primo elemento, fare un'altra cosa per il secondo, un'altra cosa per il terzo e così via. Ok? Oppure posso aver bisogno, che so, dell'informazione su quanto è lungo l'array. Perché, non so, voglio fare la media e
dove tiro fuori la lunghezza dell'array? O conto, posso anche farlo, ma nella callback, la callback viene chiamata ogni volta. Quindi se ho l'array posso scrivere punto .length, ma qualcuno mi deve passare l'array. Ok? Quindi questi sono opzionali, se ogni tanto posso averne bisogno, sono lì a disposizione, ma non è detto che siano necessari come negli esempi più semplici. Ritorna sempre undefined e non può essere messo in catena perché fondamentalmente non ritorna niente, non ritorna undefined, non ritorna nuovo array come le altre, la map e la filter. Ok? Non si può fermare, quindi non possiamo mettere break, non ha senso mettere break nella callback, perché break nella callback non fa niente, perché la callback è un pezzo di codice chiamato dentro una funzione che non è dentro un pezzo di codice all'esterno che ha il for each. Cioè, quando viene eseguito, sì, ma nel codice che scrivo, no. Ok? Non muta l'array, va bene, ok. Però la sua callback può farlo. Quindi questa for each non è proprio l'ideale dal punto di vista della programmazione funzionale. Oppure può lavorare su un nuovo array, no? Come facciamo qui, e molto spesso si usa questo sistema, di lavorare su un nuovo array. Quindi riflettiamo un attimo sulla for each nell'intervallo. Direi che possiamo fare pausa qua. Così intanto cerco anche una cosa appunto sugli iterabili. E se avete dei dubbi o delle domande, io sono qui a vostra disposizione. E poi vediamo gli altri metodi e facciamo qualche esempio di nuovo. Quindi fermiamo la registrazione. Se avete dubbi o domande, sono qui.